conviene addomesticarsi coi patimenti che piacerà a Gesù mandarvi. Gesù, che non può soffrire a lungo di tenervi in afflizione, verrà a sollecitarvi ed a confortarvi con l'infondere al vostro spirito nuovo coraggio. Carissimi tutti, pace e bene e buona giornata con un pensiero che giunge a voi dalla ricchezza degli scritti di Padre Pio. Oggi in modo particolare faremo riferimento ad Angela Serritelli, che ha raccolto in un volume intitolato Notizie su Padre Pio alcune carte manoscritte che si trovano nell'archivio del convento di San Giovanni Rotondo. Padre Pio oggi ci appare nella preoccupazione di evidenziare, di sottolineare la bellezza e la necessità del silenzio. Sembrerebbe quasi un San Pio non più frate cappuccino, ma quasi un monaco benedettino o un monaco amante della contemplazione, desideroso e preoccupato solamente di insegnarci l'arte indispensabile del silenzio. In un mondo dove, come sapete, siamo bombardati da mille parole, nella pubblicità, nei mezzi di comunicazione, nella carta stampata, ecco, voler cogliere la bellezza dell'esperienza del silenzio. E così che ce la insegna Padre Pio. Vi sono gioie tanto sublimi e dolori così profondi che la parola mal saprebbe esprimere. Il silenzio è l'ultimo espediente dell'animo nella ineffabile felicità come nelle supreme pressure. Sembra una barca nella tempesta. La nostra anima tante volte vive proprio attimi di estasi. Padre Pio parla di supreme felicità, ma anche immancabilmente ci ritroviamo tra flutti e onde tempestose. Padre Pio ci vuole trasmettere questa lezione collegata al silenzio. Un sacerdote nato a Madrid e che si chiama Don Pablo d'Ors ha scritto un bel volume a cui vorrei rinviarvi, tradotto in lingua italiana nel 2014. È intitolato Biografia del silenzio, dove spiega come sia necessario, importante, ritagliarci degli spazi di silenzio, avere il gusto per il silenzio. Noi altrimenti vivremmo in una perenne, completa dissipazione, non sapendo quasi più neanche chi siamo, cosa vogliamo, da che cosa desideriamo partire per realizzare i nostri sogni. Attimi o esercizi spirituali impregnati di silenzio ci possono aiutare, rappresentano per noi come un binario su cui dirigere i vagoni della nostra vita. Il silenzio è l'ultimo espediente dell'animo nella ineffabile felicità come nelle supreme pressure. Chiediamo in questo giorno anche noi al Signore di poter imparare a ritagliarci qualche secondo, qualche minuto, meglio ancora, da dedicare all'ascolto di Dio che parla dentro di noi, all'ascolto di noi stessi. Buona e santa giornata a tutti.